Un paese decente non può. Non può avere per capo del governo un signore che disconosce l'autorità delle leggi, che pretende di non sottomettere il signore per ciò che ha fatto ieri, che ha fatto oggi e che farà domani. Un capo del governo che disfa le leggi, scassa la giustizia, manda via i criminali per non rispondere dei reati che gli vengono contestati. Non è decente un paese in cui sono gli imputati, gli indagati e i pregiudicati a scrivere il codice penale e ad attaccare i loro giudici senza contraddittorio sulle televisioni di Stato. Qui il capo del governo offre alle sue favorite non gioielli e profumi, ma posti di governo, poltrone istituzionali e pubbliche responsabilità in nome del popolo. I luoghi sorvegliati e protetti dalle forze dell'ordine vengono violati da donne sconosciute e noleggiate da imputati di traffico di droga per divertire i poteri di Stato. Non c'è decoro quando dopo una calamità naturale il capo del governo annuncia pubblicamente ospitalità nelle proprie residenze per i disperati senza tetto e poi non ne dà ad alcuno. Quando le relazioni internazionali del paese si costruiscono su ospitalità libertine e su scherzi di infanzia o ammiccamenti senza intelligenza. Ha tenuto per anni come suo ospite di compensare un capomafia sanguinario spacciandolo per stalliere. Se il suo socio di sempre è senatore, definisce quel capomafia un eroe, in un evidente impeto di gratitudine per non avergli raccontato nulla ai magistrati di quanto aveva visto e saputo. Io non ho bisogno di sapere la spatuzza della trattativa. A me basta vedere. Vedere che è stato appena deciso che i beni sequestrati alla mafia possono essere rivenduti all'asta, dove la mafia li ricomprerà intimidendo la concorrenza. A me basta vedere la campagna condotta contro i collaboratori di giustizia, indeboliti per legge e bersagliati senza fine dai giornali posseduti o controllati dal capo del governo. Che il carcere duro viene ridotto progressivamente nelle sue applicazioni dai giudici di sorveglianza e dalle burocrazie. Che il concorso esterno in associazione mafiosa, pensato e voluto da Falcone e Borsellino, viene oggi attaccato per salvarsi dai processi. Non ho bisogno di spatuzza. Io vedo che mentre le forze dell'ordine e i magistrati prendono i latitanti, indipendentemente dai governi, le leggi, che sono l'espressione più chiara della volontà politica, rendono poi difficili o impossibili i processi e ostacolano le indagini, o rendono irriconoscibili i movimenti dei capitali sporchi, e che il governo non scioglie per mafia i comuni che i prefetti e perfino il ministro dell'interno chiedono di sciogliere. Questa è la trattativa. Non è decente un paese in cui l'opposizione e chi non fa il servo della maggioranza vengono ricattati con video, foto, notizie, minacce di notizie sulla vita privata a opera dei giornali del capo del governo, in cui si colpiscono le intercettazioni telefoniche legali e si moltiplica il controllo illegale delle persone a opera di gruppi privati del sottoposto del servizio di faccendieri senza scrupoli, dove i testimoni scomodi vengono ammazzati e intimiditi, dove i giornalisti e gli opinionisti critici vengono ripetutamente portati in giudizio civile per rovinarli economicamente, dove i giudici scomodi vengono pedinati, filmati e commessi da ogni pubblico. Non è decente un paese dove si continua a parlare di Dio, di patria e di famiglia da gente senza Dio, né patria né famiglia. Nulla c'entra, purtroppo, Berlusconi. Se un leader della Camorra può risultare iscritto al Partito Democratico, se amministratori del centro-sinistra finiscono in scandali di ogni tipo quasi in ogni regione, se un senatore dell'opposizione divide il suo braccio destro a mezza dria con un posto di Cosa Nostra. Il nome di un paese che riscopra l'orgoglio di sé, che scopra il bello senza fine della decenza. Pensate a un mondo come sarebbe bello se uno come Nando Dalla Chiesa fosse presidente della regione al posto di Formigoni. Allora, Formigoni ha sospeso un dipendente regionale che si chiama Emilio De Alessandri perché ha scritto un libro su comunione e liberazione. L'assessore alle bonifiche è in affari con una che è in galera per aver riciclato i soldi del re delle bonifiche. Il palazzo della regione Lombardia, 400 milioni di euro. I Formigoni solo perché i faraoni sono passati alla storia perché hanno fatto le piramidi.
Il presidente francese, anche lui ha fatto la piramide. Lui non poteva fare la piramide, ha fatto questo palazzo. Io ve lo dico perché è uno spreco. Il 18 novembre il governo ha approvato il decreto Ronchi, che prevede l'obbligo entro il 2015 per tutti gli enti locali di mettere a gara gli impianti idrici, quindi privatizzati. La direttiva dell'Unione Europea del 2006 sui servizi pubblici lascia assoluta libertà agli Stati di decidere come gestire i propri servizi idrici. La società che sta sul mercato persegue ovviamente i suoi interessi e non è possibile controllare, perché il pubblico non ha nessuno strumento per controllare i consigli di amministrazione di una società privata, che aumenteranno le tariffe, che diminuirà la qualità dell'acqua, peggiorerà la qualità dell'acqua, diventeranno molto più scarse le manutenzioni agli impianti perché costano. E il Lazio, la Toscana per esempio, dove ci sono già state esperienze di privatizzazione e dove i cittadini da anni sono in causa con le società che gestiscono l'acqua in quei luoghi per appunto la scarsa qualità dell'acqua e l'aumento vertiginoso delle bollette. Qualche decennio fa Parigi aveva privatizzato l'acqua, proprio per gli effetti negativi che ci sono stati sui cittadini. In questa città, a partire da gennaio 2010, l'acqua tornerà a gestione pubblica. In Belgio e la Svizzera hanno addirittura messo nelle loro costituzioni che l'acqua è un bene comune, non è di rilevanza economica e quindi non può essere sottomessa al mercato. A Milano l'acqua è gestita da una società pubblica. La qualità di quest'acqua è ottima perché i parametri sono altissimi e chiunque lo può andare a vedere guardando il sito dell'MDMM. Abbiamo le tariffe più basse d'Europa. Vogliamo fare in modo che questa condizione non cambi. 8 miliardi di euro di tagli alla scuola pubblica significa volere per il nostro futuro generazioni di persone ignoranti, inconsapevoli, che non capiranno quello che gli sta succedendo. I soldi che escono da una parte rientrano da un'altra nelle scuole private e confessionali, e questo è inaccettabile. Poco fa, quando arrivavo, ho incontrato il sindaco Morato, non sono riuscito a interpellarla sul suo 5% di presenza al Consiglio Comunale di Milano o le sue consulenze molto generose sanzionate dalla Corte dei Conti. La mafia a Milano, un altro problema, la 'ndrangheta a Milano, anche in comuni amministrati dal centro-sinistra. Io vengo da Lecco, l'opposizione comunale di centro-sinistra non ha mai detto una parola sulla potenza dell'andrangheta. Basta pensare a Buccinasco, a Corsico, a Cormano, la famiglia dei Papaia, dei Barbaro, tutti i nomi che non conosciamo. E quando dice io strozzerei con le mie mani quelli che parlano, scrivono o fanno film sulla mafia, beh, siamo già l'apologia di Cosa Nostra. Le radici del nostro presente nascono in un biennio di sangue e di stragi, in cui Marcello Dell'Utri aveva rapporti con uomini di Cosa Nostra e certamente come prediti non pagava le tangenti e non comprava le sentenze per sé, ma le comprava negli interessi di Silvio Berlusconi. Signori, utilizzate la rete, usate il televisore come monitor. Avete un DVD da vedere, un film da vedere, guardatevelo. Dobbiamo indignarci per come si tenta di sottrarre spazi ai movimenti, alle realtà sociali che stanno costruendo un altro modo di fare cultura nella nostra città, vendendo magari agli speculatori le sedi, le riunioni che decidono dei destini di questa città. Non si fanno nelle istituzioni pubbliche, ma si fanno a casa del sindaco miliardario che abbiamo. C'è qualcosa che non funziona.